26 luglio, in una location incredibile nel ristorante Il Passone a Montevecchia, in provincia di Lecco, abbiamo organizzato un evento chiamato Smart Living, sistemi audio-video nel terzo millennio, dove abbiamo esplorato insieme a professionisti, appassionati, architetti e installatori le migliori tecnologie audio-video attuali per progettare un living o un sistema outdoor per esterni dei nostri sogni. Il protagonista della serata è sicuramente il videoproiettore ad ottica ultra corta Leica Cine One, un videoproiettore che sta rivoluzionando il mondo. Insieme il mondo del comfort dei divani home cinema targati San Marco, divani made in Italy dalle qualità eccezionali. Non potevamo non parlare del mondo multiroom, delle connessioni wireless targate Denon Home e EOS, il software che permette di gestire più diffusori insieme e in più stanze, e ovviamente uno dei brand più importanti nel mondo outdoor, Garvan Acoustic, un brand italiano che ha fatto dell'outdoor la sua missione. Ma andiamo per ordine, come progettare uno smart living? Ok, ma come sono cambiate le nostre abitudini nel mondo living? Come gestiamo, come utilizziamo oggi i nostri salotti, le nostre stanze? Questo è un passaggio chiave per andare poi a capire come progettare un sistema efficace per tutta la famiglia. Quindi la prima fase dell'evento è stato fare proprio una chiacchierata insieme per scoprire come sono cambiate le nostre abitudini. Quindi vivere il living, come vivi il tuo living? Vediamo in quale situazione ci ritroviamo l'uno con l'altro. Ecco, una potrebbe essere questa situazione dove film tutti insieme sul divano, tutti appassionati a vedere lo stesso film. Situazione un po' più, forse un po' più classica, un po' più moderna. Iniziamo ad avere dei dispositivi strani, sempre sul divano. Altra situazione tipica, non so che io mi rivedo ogni tanto in questa situazione. In questo caso lui crolla con lo smartphone, quindi non è neanche riuscito ad attivare, ad accendere il TV, per dire. Bene, nonostante tutte queste situazioni un po' strane, insomma, molti di noi, quasi tutti noi, ormai conosciamo e abbiamo approcciato a Netflix. Così, un elemento in comune, non so se ci avete fatto caso, un elemento in comune a tutte queste immagini. Uno è lo smartphone, troviamone un altro. E il divano. Queste sono due parole chiave che oggi, insomma, tireremo fuori spesso, perché sono due parole chiave. Ed eccoci finalmente a Leica Cine One, un videoproiettore dalle doti notevoli, un'ottica ultra corta che permette di installarlo veramente con facilità ovunque e un sistema audio incorporato che lo rende veramente, veramente un prodotto completo. Questo che vedete è un proiettore ad ottica ultra corta, si chiamano, come vedete è appoggiato a circa 30 cm da uno schermo. Entriamo dopo nel discorso della tecnologia. Ha all'interno un sistema audio già integrato, quindi quello che sentiremo in realtà è esterno, ma lui ha già un audio integrato. Ci permette, senza nessun tipo di installazione, di fare quello che stiamo che stiamo vedendo, quindi di emozionare. È vero, questo videoproiettore monta già un sistema audio Dolby Atmos, ma noi ovviamente ne vogliamo sempre di più. Per cui in un salone di quasi 150 metri quadrati abbiamo installato un sistema wireless di casa Denon Home, un 5.1, quindi un'installazione home cinema, senza bisogno di tirar cavi o di fare installazioni particolari. Denon Home monta al suo interno il software EOS, che permette di regolare e calibrare ovviamente tutti i diffusori in modo che il sistema sia perfetto. Un subwoofer, anche questo collegato in modalità wireless, di solito. In più, se avete sentito, qualcuno di voi sicuramente ha sentito qualche effetto provenire da dietro, quindi quegli oggetti bianchi che avete alle vostre spalle in questo momento sono i surround del sistema. Quindi abbiamo usato un sistema a 5 canali, la soundbar in questo caso ne fa 3, in grado di connettersi al nostro sistema totalmente wireless, quindi anche in una sala del genere dove noi siamo entrati ieri pomeriggio, basta, abbiamo installato tutto senza tirare mezzo cavo. Per portare musica nell'altro salone abbiamo invece installato un sistema Name.
Neymar ha caratteristiche simili a Denon Home, con una qualità del suono made in England, quindi un livello superiore per chi non vuole accontentarsi. Ed ecco che un intero sistema multiroom ci permetteva di pilotare, di portare musica in modo separato e autonomo nelle due stanze, assolutamente in modo efficace ed elastico. Questo è un esempio di come si può utilizzare a casa, nelle nostre case, un sistema multiroom wireless e pilotarlo dai nostri sistemi smart, dai nostri smartphone, dai nostri iPad o semplicemente con il telecomando. Questo bracciolo centrale fatto sbasato permette di dare questa rotondità all'insieme. Non serve, abbiamo l'elemento dritto. È stato curioso, ma visto che c'è, notare come il comfort, il mondo dei vediamo se ho imparato, ci ho messo un po' mentale, sia parte integrante dei nostri living, dei nostri salotti. Ecco, il comfort è fondamentale per immergerci completamente nei nostri contenuti, che siano video, film, cinema o musica o concerti, per goderci al massimo, lasciarci trasportare in effetti dai nostri contenuti preferiti. Per cui all'evento il brand italianissimo San Marco ci ha presentato una serie di prodotti, tra cui il modello Jazz, un modello dedicato all'home cinema con diversi accessori e una serie di caratteristiche molto importanti. Il comfort della poltrona Jazz è dato dalla presenza di due motori. Un primo motore è posizionato sotto la seduta e permette la fuoriuscita del poggiapiedi e in modo completamente sincronizzato movimenta l'appoggio lombare in modo che la poltrona assecondi al meglio il movimento di alzata delle gambe. Un secondo motore invece permette di regolare il poggiatesta. Il poggiatesta è molto importante sia se si rimane seduti senza alzare le gambe, perché permette di appoggiare la nuca, sia se ci si sdraia e quindi c'è bisogno di un ulteriore avanzamento del poggiatesta per dirigere lo sguardo verso lo schermo. Quando ci si sdraia tendenzialmente lo sguardo punta al soffitto, noi invece vogliamo guardarci un film e vogliamo avere la nuca sostenuta per avere lo sguardo verso lo schermo. L'ultima parte della nostra giornata è stata dedicata all'outdoor, sistemi per esterno. Ecco, dopo qualche anno fa, dopo i tempi che abbiamo passato chiusi in casa, molti di noi hanno iniziato a domandarsi come sfruttare sempre di più il mondo all'esterno, le nostre terrazze, i nostri giardini, le nostre piscine. Allora, secondo me qualche anno fa, diciamo nel periodo Covid, successivamente per il protocollo sono successe un po' di cose, ossia molti si sono resi conto di quanto in effetti l'aria aperta, stare insieme in un nuovo modo, sia diventato importante. E c'è stato in effetti proprio un incremento sia nel mondo immobiliare, nel mondo dell'arredamento, nel mondo, c'è stata proprio una ricerca reale in situazioni che ci portassero molto di più a viverci in effetti l'outdoor, la parte esterna. È stato fondamentale ascoltare dalle parole di Andrea Martelli, fondatore di Garvan Speaker, diffusore per esterno, tutte le sfide da accogliere per questo tipo di progetti. Il Garvan SN120, che è il nostro diffusore outdoor a 360 gradi, che è un po' il nostro prodotto più venduto, lui assieme all'SN116, che è il modello più piccolo, racchiudono in sé tante cose. Sono prodotti pensati per stare all'esterno, quindi per resistere alle intemperie. Hanno anche la luce, quindi fanno da segnapasso, che è un diffusore che porta 120 watt RMS. In realtà può fare sia da musica sottofondo che invece fare ambientazioni importanti, quindi fare anche party, fest, perché è un diffusore che è molto performante. Assieme alla luce diventa un segnapasso, quindi è proprio un elemento fatto, pensato, studiato per stare in esterno. E tutti questi prodotti, assieme agli incassi filomuro per outdoor e gli on wall, ci permettono di fare realizzazioni in esterno un po' a 360 gradi, quindi dal terrazzo al giardino, al parco, alla piscina, quasi qualsiasi, diciamo, ambientazione outdoor. Quindi se vogliamo fare un progetto, vogliamo portare avanti un progetto outdoor,
dobbiamo chiederci quali, appunto, quali ostacoli bisogna superare e quali sono invece le opportunità. Questo è il primo di una lunga serie di eventi dedicati proprio al mondo smart living, quindi all'ottimizzare e lo scoprire insieme le tecnologie più utili ed efficaci per evolvere i nostri sistemi audio-video nei nostri salotti e nei nostri outdoor. Ringraziamo tutti i partecipanti e in particolare i nostri partner, dai divani Home Cinema San Marco a Denon Home EOS, Name, ovviamente Leica Cine One, Garvan con il mondo degli speaker outdoor. Ragazzi, ci vediamo al prossimo evento, iscrivetevi subito alla nostra mailing list per non perdervi il video completo e i prossimi eventi smart living. Ciao ragazzi, buon proseguimento d'estate.